bentornati, seconda parte di Angoli dedicata allo spettacolo. Parliamo di uno spettacolo teatrale che si terrà il 7 e l'8 marzo al Teatro Nuovo di Rebbio della compagnia Lariana, si intitola L'Assemblea Condominiale e ne parliamo con Giuliano Capuano, buonasera. Buonasera, buonasera. E con Fabrizio Sgates, buonasera, buonasera, ben ritrovato. Dunque, L'Assemblea Condominiale si presta già, il titolo lascia capire un po'. Sì. Quali saranno i protagonisti, possiamo dire così, dello spettacolo? I protagonisti sono ovviamente i condomini, l'amministratore del condominio. Ogni condomino ha una sua caratteristica, infatti abbiamo una contessa Terrone, in decadenza ormai, un giovane baldo meridionale, un settentrionale molto pignolo, rompiscatole, brontolone. Quello senza che memoria. Senza memoria. Pure, ce le ha tutte. Ce le ha tutte, sì, infatti. Tutte le qualità. Abbiamo delle belle condomini, abbiamo una ragazza che interpreta il ruolo di una modella, poi abbiamo una moglie brasiliana, una bella ragazza brasiliana, poi abbiamo detto la contessa, abbiamo... La pettegola, single. Quindi c'è una bella componente femminile, single, non vi va esatto, male. Esatto, sì, le quote rosa ci sono. E poi abbiamo la contessa e abbiamo un altro condomino un po' distratto, leggermente sordo, che interpreta sempre male il discorso. E poi l'amministratore, chiaramente, che è quello che tiene le fila dell'assemblea. Che cerca di tenere un po' a bada tutti esatto, i vari esatto, tutti personaggi. Poi alla fine ci sarà anche la sorpresa dell'amministratore. Un bel colpo di scena alla fine, quindi... Però diciamo tutta... Meglio non dirlo, chiaramente. No, non lo svegliamo, diciamo mai che l'amministratore poi diventerà... Chi diventa cosa? Cosa? Quando? Chi? Quando? Non si può dire, il segreto. Fare qui. Quali saranno però, diciamo, se possiamo anticiparli, i luoghi comuni che verranno un po' presi in giro? Chiaramente quelli delle litigate classiche. Sì, quelle discussioni. Infatti l'intolleranza, cazzo, ma sono parlare, sì, come sì, veramente bravo. L'intolleranza, l'udito intolleranza, o... non l'intolleranza di ti. L'intolleranza fra di noi che ci odiamo proprio con tutto il cuore. Sì, diciamo che prevalgono molto le problematiche del condominio, quindi le spese, le persone che magari con prepotenza parcheggiano le macchine laddove non devono, le critiche, i rumori. Chi utilizza i box in un modo un po' anomalo. Anomalo, non è vero, si dà ospitalità. Ma sono delle parole in italiano, meno male, ce la sto facendo, piano piano ti sto... insegnando l'italiano e... Sta tirando fuori dei termini? Sì, che... sì, insomma, veramente. Ma che lasci... a me fa specie, nel senso, non mi è mai capitato. Stereofatto. Ma dai, ma sul resta l'incamino. Non pensavo di avere tutta quella cultura che... Cosa hai bevuto a mezzogiorno? Non lo so, sarà stata la sambuca che ho bevuto prima. Ah, la sambuca. Prima di arrivare qui per rompere così l'imbarazzo della telecamera, insomma. Lo spettacolo si terrà, abbiamo detto, il 7 e l'8 marzo, per cui sabato e domenica. Sì, per abbiamo... l'8 marzo avete pensato anche a qualche ulteriore sorpresa per le donne? Ci stiamo pensando. Non so se farà lo strip lui. Sì, io pensavo di fare quello, che è l'unica cosa che potrebbe far piacere a una donna. Chiaro, per cui correrebbero sì, il problema massa. È poi quello, le forze dell'ordine, la sicurezza, il teatro. Riuscire a gestire la forte affluenza. Sì. Sì, è quello l'unico problema che ci sta frenando in questo progetto, però vedremo di realizzarlo in qualche modo, magari calandolo dall'alto nel centro della sala. Non posso più fare l'angelo perché l'ho già fatto un'altra volta. Quello l'hai già fatto. Beh, magari un po' di lap dance, qualcosa. Ma di quello, sì, quello adesso va di moda. Mi viene anche bene, oltretutto. Sì. Sì. Poi abbiamo già visto anche gli indumenti che potrà... Sì, io faccio il palo. che potrà punto. Indossare, quindi... Parliamo di cose serie, gli orari. Sì. Il 7 ci sarà un unico spettacolo la sera, se esatto, non alle ore 21 al Teatro Nuovo di Rebbio, e mentre la domenica pomeriggio alle 15 e la domenica sera alle 21. Quindi, doppio orario la domenica, non ci sono scuse per venire a trovare. Anche in ore di sera, sì, il pomeriggio, sì, perché esatto, alle 21 e mica tu capisci che alle 21 è la sera. Alle 9, no? Si dice alle 9. È il 9 di sera. Alle 9 dopo mangiato. Cioè, anche in America disegnano, anche in America dicono, non fanno tutte le differenze. Oggi mi meraviglio, la sambuca. Anche gli orari americani. Io a casa adesso ne bevo di sambuca. Casa di sambuca, chissà come diventi intelligente.
Questo spettacolo, quindi, intanto il 7 e l'8 marzo, poi lo riproporrete ancora o siete sì, già sì, sicuramente in nella movimento? Stagione, ormai diciamo che la stagione teatrale si sta concludendo, quella invernale, e sicuramente per la stagione estiva e poi dopo, come tutti gli anni, portiamo questa commedia da ottobre nei vari teatri dove si organizzano le rassegne. Quindi debuttiamo adesso, faremo qualcosa durante l'estate, poi riprenderà ad ottobre insieme alle altre 6 commedie che abbiamo prodotto e che stiamo portando e diventerà itinerante in giro. A quel sì, punto. Sì, sì, esatto. Prossima invece, siete già al lavoro su qualche altra commedia? Ci stiamo meditando sulla futura produzione che ovviamente arriverà sempre per il prossimo anno, ma iniziamo da ora a pensare iniziamo, al testo. Inizia perché è lui che le scrive poi alla fine. Noi siamo solo gli esecutori materiali di questa roba. Esecutori materiali. Mamma mia. Ma non avete bisogno di un paroliere, di qualcuno? Adesso ce lo teniamo lì come gobbo, più che gobbo sono uno zoppo, perché lui. Sono zoppo. Gobbo e zoppo, va bene, doppia pensione prenderesti. Ciumbiate. Ci sarebbe, volendo. Cioè, secondo me è da fare, il medico lo conosco io che ti certifica la gobba, sì. Non sempre è male. Sempre il solito medico, sì, è un parente. Quel che ti faccia palla parera. Bravo, la pensione. Capito? Perché non ci vedevi di notte, per non dietro vedere, l'angolo. Esatto, bravo. Lui dietro l'angolo di notte non riusciva a vedere proprio, andava lì, guardava di notte, di giorno ancora, se mi sforzavo, ma di notte no. Di notte non c'è niente da fare. Niente, va bene, quindi ricordiamo intanto ai nostri telespettatori l'appuntamento con l'assemblea condominiale che vedrà protagonisti Giuliano Capuano e Fabrizio Sgeiz il 7 e l'8 marzo al Teatro Nuovo di Rebbio. Ho detto esatto. Tutto? Sì, no, sì. No, ho detto solo Fabrizio Sgeiz e Giuliano Capuano. Adesso ci sono protagonisti tra gli altri. Tutti gli altri che sono... Te li ricordi? Te li ricordi? Certo che vediamo, vediamo se adesso li diciamo la Sambuca fa ancora effetto. Saldarini. No, quella è la delega che hai. Adesso li diciamo tutti senza neanche la foto della locandina che così allora impegnati. Salciarini Loris. Poi c'è il Bruno Zeringa. Bravo, Bruno Zeringa. I maschi. Ce li siamo giocati. Finiti. Poi c'è la Paola Caroni. Caroni. Poi c'è la Camilla Giunco. Bravo. Che forse la conoscete. Che c'è la Camelia Ciuta. E poi c'è anche la Valentina. Per me è promosso, Valentina può bastare Bielli. Così. Valentina Bielli. Si è già promosso. Va bene, e basta. Quindi... Valentina, l'hai detto tutti? Se adesso ne ha dimenticato no, uno, no, è la no. fine. Te ne assumi la responsabilità. Momento di panico, 1, 2, 3, no, li abbiamo detti tutti, diciamo. Promosso. Andata, promosso. Per questa volta ce l'abbiamo fatta. Hai preso la suppina sufficienza. Grazie ancora per essere stati qui con noi. Grazie a voi per averci ospitato. Grazie, sempre gentilissimi. Venite a teatro, noi invitiamo. Venite a teatro, andate soprattutto a teatro, ricordiamolo, l'assemblea condominiale per rivivere anche certi momenti che sicuramente tutti noi abbiamo vissuto nelle nostre assemblee. Grazie quindi a Giuliano Capuano e grazie ancora a Fabrizio Sgeiz. Noi ci fermiamo anche per oggi, ora a linea le notizie del telegiornale. Torniamo domani sempre alle 19 per una nuova puntata di Angoli. Buona serata.